Questo programma è offerto da Canicattì. Donna cade in una tomba. Un'anziana signora canicattinese è caduta in maniera accidentale all'interno di una tomba, profonda circa 4 metri, di una delle tante costruzioni funerarie in fase di realizzazione all'interno del cimitero comunale di Via Nazionale. Le urla della donna, che chiedevano aiuto, ha attirato l'attenzione di altri visitatori del Camposanto, i quali hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno salvato l'anziana, successivamente trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo per delle ferite riportate a causa della caduta. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Gorbo, è giunto al cimitero assistendo anche alle fasi di salvataggio dei soccorritori. Pare che il pericolo non fosse segnalato in maniera adeguata. Palermo. Orlando congela l'ordinanza. Il sindaco Leoluca Orlando congela le ordinanze che da stamattina avrebbero fatto scattare, come pena accessoria, le chiusure che per 5 giorni avrebbero coinvolto gli oltre 100 negozi, tra bar, pub e negozi alimentari, che negli scorsi mesi sono stati multati per aver occupato abusivamente il suolo pubblico, anche solo con piante e fiori. Ieri pomeriggio il primo cittadino ha convocato un vertice urgente ed è stato stabilito che i negozianti ai quali è stata notificata l'ordinanza che prevede la chiusura potranno chiedere che l'opposizione dei sigilli venga posticipata. Naturalmente con specifiche motivazioni, ha detto l'assessore Di Marco. L'obiettivo è quello di rendere la sanzione coerente alla violazione commessa, ma non ci potranno essere condoni per i provvedimenti già emessi. Inoltre il sindaco ha deciso che d'ora in poi la sanzione accessoria non verrà applicata a chi viene multato per la prima volta. In quel caso il commerciante pagherà solo la contravvenzione e dovrà ripristinare lo stato dei luoghi. Carini, cani avvelenati, istituita taglia contro avvelenatore. Continua a crescere il numero delle vittime a quattro zampe uccisi dalla crudeltà dell'uomo. Sono 15 i corpicini dei cani morti per avvelenamento che sono stati ritrovati negli ultimi giorni nelle campagne di Carini. Sono sempre più frequenti all'interno della provincia palermitana i massacri di piccoli randagi innocenti. Per questo motivo l'Associazione Italiana Difesa Animale ed Ambiente ha deciso di dire basta a tutto questo, mettendo una taglia di 5.000 euro a chiunque fornisca le informazioni necessarie ed utili ad individuare il colpevole o i colpevoli di tanto orrore. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Enna, protesta finita in tragedia. Un segno di contestazione è finito in tragedia. È morto dopo 5 giorni di agonia Michele Ladelfa, 41 anni, il disoccupato che martedì scorso si è dato fuoco dopo essere salito sul tetto del comune di Leonforte per protesta. L'uomo aveva saputo che non avrebbe avuto assegnata la casa popolare perché escluso dalle graduatorie. È stato il primo cittadino di Leonforte, Francesco Sinatra, colui che per primo ha soccorso l'uomo in fiamme. Michele, padre di 3 figli, è spirato all'ospedale civico di Palermo a causa delle gravi ustioni riportate sul suo corpo. Il paese si stringe alla famiglia.
Villabate, aspettando San Giuseppe. Iniziano così i festeggiamenti del santo patrono del paese di Villabate, una grande festa di piazza. Il primo evento patrocinato dal comune, che preannuncia un calendario della settimana a seguire, fitta di impegni e occasioni di incontro dell'intera cittadinanza, tra il sacro e il profano, è stato sabato pomeriggio in piazza della Regione. I tanti devoti del santo si sono dati appuntamento in piazza, armati di buona volontà, hanno cominciato a friggere le sfince, per poi farcirle e offrirle ai tanti convenuti. L'indomani, domenica 16, sfilata da auto d'epoca per le vie del paese, con Capolino in piazza. Ma gli appuntamenti in attesa del 19 sono tanti, sia laici che religiosi. Domani sera nei vari quartieri si vedranno ardere le vampe. Nella parrocchia del Sacro Cuore a seguire prenderà vita la Sagra della Salsiccia, giunta ormai alla sua quinta edizione. Alla Chiesa Madre Sant'Agata alle ore 20 farà il rientro il bastone di San Giuseppe e a seguire sarà offerto dalla Caritas il minestrone. I festeggiamenti si concluderanno mercoledì 19 marzo alla Chiesa Madre con la solenne celebrazione eucaristica con la presenza delle autorità civili e militari e la processione congiunta delle tre comunità parrocchiali villabatesi. Che dire? Viva San Giuseppe! Villabate, teatro in scena. La compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte di Salvatore Troia, domenica 16 marzo, ha regalato una bellissima serata ai villabatesi al Cineteatro Ambassador con la commedia Ditegli sempre di sì. Un estratto dell'intervista a Totò Troia, che sarà trasmessa integralmente all'interno del programma La TV Fai da Te, in onda la domenica, alle ore 21.05, sempre su questa emittente. La successiva compagnia, che è appunto la compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte, che ha continuato a lavorare anche senza la presenza di uno posto stabile, soprattutto io, senza essere presuntuoso in questo argomento qua, posso dire che i ragazzi che mi hanno collaborato, devo dire che tutti siamo stati eroici a mantenere per 18 anni la compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte senza teatro, lavorando negli scantinati delle parrocchie. Perché ricordiamo che c'è stato il teatro, attualmente il teatro delle parrocchie. Il teatro è chiuso per inagibilità. Quindi noi siamo stati costretti a fare le rappresentazioni nello scantinato del Sacro Cuore, San Giuseppe, in Chiesa Piccola, che ora si chiama Oratorio Don Bosco, che poi non ho mai capito per chi ce la farà a Chiesa Nica, che per Villabate è un'istituzione a Chiesa Nica. Ditegli sempre di sì. 29 marzo abbiamo Gatta Cicova sempre al Bucchiere La Ferla, di cui replicheremo a Villabate. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Più che una replica voglio fare ovviamente delle considerazioni. Parto dal fatto che la mozione di sfiducia al Presidente nasce in un momento politico e storico un po' inconsueto e probabilmente nasce anche da una presa di posizione della Presidenza, che era quella di dare priorità per la tempistica alla mozione di sfiducia del Sindaco, nel senso che nel momento in cui è stata presentata e quindi protocollata a firma di 19 consiglieri comunali una
una mozione, ho ritenuto opportuno che si facesse chiarezza alla città nel più breve tempo possibile. La mozione di sfiducia al Presidente, che oggi non vede più 10 firme, ma ne vede soltanto 8, perché il consigliere La Corte e il consigliere Amoroso si dissociano anche per le modalità con le quali è stata presentata la mozione di sfiducia, ha un contenuto, devo dire, anche alquanto anomalo. Ovviamente chi amministra e chi ha ruoli di responsabilità nel fare delle scelte può sbagliare, ma la cosa importante è anche, ecco, capire quanto si sbaglia. E leggere nella mozione che sono stati violati i principi della democrazia, io vi posso dire in maniera proprio documentata che questo non corrisponde al vero. Ho dato ampio margine di dibattito politico, di scelte anche in capigruppo, non ho mai convocato un consiglio comunale se non prima avere convocato un riunione di capigruppo. Fra l'altro, la geografia politica del consiglio comunale di Bagheria è cambiata e anche tanto a partire dal 2011 a oggi, quindi pensi che ci sono tanti consiglieri indipendenti, gruppi consigliari formati da due consiglieri ai quali ho sempre dato ampio spazio. E poi ho ritenuto, non ho mai dimenticato, ecco, di essere un consigliere comunale, quindi non avrei avuto mai motivo di nascondere atti o non essere particolarmente, ecco, aperta e disponibile col consiglio quando io per prima sono un consigliere comunale. Allora, se la sfiducia al sindaco Lomeo dovesse concretizzarsi, quali sono gli scenari che si aprirebbero? Lei mi fa una domanda particolare, perché gli scenari sono tanti. La prima cosa che le posso dire è che se la sfiducia al sindaco Lomeo dovesse passare, intanto gli organi istituzionali decadono tutti, quindi sindaco, giunta e consiglio comunale. Dopodiché si andrebbe a elezioni. Ora non ho la sfera magica, non saprei se il comune di Bagheria potrebbe andare a elezioni a maggio e quindi accorpato con le elezioni europee oppure a giugno. Questo non mi è dato sapere. Oggi le posso dire che se la mozione di sfiducia passa, verrà un commissario che sostituisce gli organi fino alle prime elezioni utili. Allora, tra le accuse rivolte nella sua mozione di sfiducia, ci si lamenta di una sua mancanza di volontà nell'ascolto delle forze di minoranza e la si etichetta come elemento improduttivo. Come intende difendersi a tali accuse? Ripeto, non è una difesa quella che voglio fare oggi, è un chiarimento che voglio fare alla città, sono gli atti che parlano. Sono di radice democristiana e per me è quel rispetto della democrazia in politica, oltre che il rispetto della persona a cui tengo a sottolineare, è fondamentale. E ritengo di avere sicuramente fatto degli errori, ma non quello di non essere stata democratica con delle forze di opposizione. Anzi, le dico che mi dispiace che da un anno a questa parte il Consiglio Comunale non è riuscito ad esprimere un vicepresidente che probabilmente poteva anche, ecco, fare la voce dell'opposizione, che oggi non è minoranza, volevo sottolineare, fra l'altro ma è maggioranza. Essere improduttivi significa non esserci, non produrre, non difendere, e non mi pare che questo sia stato fatto, e ripeto, gli atti parlano. Sono state fatte delle riunioni, non soltanto quelle regolari del lunedì, ma tante altre in sessione straordinaria o urgente, quando è stato possibile. Abbiamo anche, devo dire, come Presidente ho anche ascoltato sempre la città, convocando dei consigli comunali ad hoc senza sottrarmi mai al confronto, e di conseguenza neppure il consiglio si è sottratto al confronto. Quindi l'improduttività non la vedo, la difficoltà di amministrare, la difficoltà di portare avanti un consiglio comunale dove spesso è stato assente anche l'amministrazione, questo purtroppo lo devo sottolineare, c'è stata. Quindi il consiglio è improduttivo quando non c'è una parte con la quale, insomma, relazionarsi. Ovvio è che se un consigliere comunale fa un'interrogazione e non c'è la risposta, ecco che quel consiglio comunale diventa improduttivo. E spesso i consigli comunali sono stati, ecco, chiusi, sospesi anche per la mancata presenza dell'amministrazione comunale. A tal proposito volevo anche precisare che in realtà la mozione di sfiducia al Presidente, che in realtà dovrebbe, ecco, parlare di revoca alla figura del Presidente, mi ha comportato un ragionamento abbastanza approfondito. Perché?
Proprio perché viene presentata dopo la sfiducia del sindaco, la presidenza, visto che lo statuto comunale non è stato modificato, avrebbe potuto fare riferimento o a un ordine del giorno votato dal consiglio comunale a maggio, che appunto prevede la revoca del presidente del consiglio, e l'ordine del giorno parla anche di 10 giorni per inserirlo all'ordine del giorno, oppure fare riferimento semplicemente al regolamento comunale, che invece mi consente di utilizzare 20 giorni per convocare appunto un consiglio comunale. Ora, fermo restando che io parto dal presupposto che è rispettoso fare chiarezza alla cittadinanza, decido di non convocare in questo momento il Consiglio Comunale per la sfiducia, erroneamente ripeto, al Presidente. Eventualmente, laddove la mozione di sfiducia del Sindaco non dovesse passare, lo convocherò il primo giorno utile. Quindi non è una mancanza di rispetto nei confronti, ecco, di quell'ordine del giorno che fra l'altro io ho votato per prima, ma è semplicemente... è meramente un rispetto ai cittadini bagheresi. Questo programma è stato offerto da Affezionati ad ilmeteo.it, buon inizio di settimana da Silvia Caravello. Previsioni per lunedì 17 marzo 2014, alta pressione delle Azzorre che condiziona il tempo sulla nostra penisola all'insegna di una giornata soleggiata ovunque. Ecco il consueto dettaglio: al nord i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata, possibile qualche foschia mattutina sul Veneto, in nottata qualche piovigine, attenzione, raggiunge la Liguria di Ponente, molto mite di giorno con un clima veramente primaverile. Raggiungiamo le regioni centrali per notare come la primavera sia sbocciata su tutte le zone che godranno di una giornata soleggiata e molto mite. Spostiamoci infine verso le regioni meridionali, anche qui il sole domina incontrastato su tutte le regioni portando un clima molto gradevole per tutto il giorno, possibile qualche foschia sulle pianure della Campania, non sono previste precipitazioni nevose. I venti soffiano tutti debolmente ed è quadranti prevalentemente meridionali sul Tirreno, settentrionali sul medio e basso Adriatico Ionio. Temperature previste per questa giornata minime che rimangono ancora stazionarie con valori compresi tra i 7 e i 10 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno farà decisamente più caldo ovunque, tra 18 e 22 gradi al nord, 15-21 gradi al centro e non oltre i 21 gradi previsti al sud. Benissimo, l'aggiornamento termina qui. È arrivata la nuova sezione news del nostro sito, aspetta solamente una vostra visita, ricca di informazioni, cronaca, eventi, utilità, è proprio quello che ci mancava per vivere un'esperienza meteo senza confini, tutta da scoprire solo su ilmeteo.it. Ciao!